Davide Mezzanotti, partiamo da quello che è il dubbio della vigilia di Arezzo Montemurlo, ovvero le condizioni di Adnan Essoussi. Ecco, ad oggi quali sono le sue possibilità di vederlo in campo fin dal primo minuto? No, quello va valutato, dobbiamo parlarne bene. Il ragazzo si è allenato oggi, ha fatto anche un ottimo allenamento, dobbiamo vedere se comporta giocare 90 minuti, può comportare dei problemi, oppure no. Comunque sarà dei 20 e sarà sicuramente un giocatore importante per questa partita. Poi noi abbiamo tante frecce al nostro arco, quindi non mi preoccupo. Ecco, se non dovesse farcela, toccherà di Invernizzi. Cosa cambia con lui là davanti in coppia con Martinez? Ma deve cambiare poco, perché Invernizzi è stato un giocatore che abbiamo voluto, a tutti i costi, un giocatore importante per questa squadra, l'ho sempre detto, e infatti non mi faccio problemi che manchi uno, manchi l'altro, perché ho subito il sostituto. Dovrà essere la partita sempre con lo stesso piglio, la stessa grinta, la stessa voglia di vincere che abbiamo avuto fino adesso, facendo girare la palla e giocando a ritmo alto. Un Arezzo che arriva da un ottobre positivo, ottima partita a Piancastagnaio, anche se poi non sono arrivati tre punti. Quale può essere l'insidia di una gara come quella di domani, dopo essere reduci da una settimana comunque dove sono arrivati tanti elogi? Che l'insidia è sempre dietro l'angolo, non dobbiamo sicuramente sederci sugli allori, perché gli allori durano poco. Non dobbiamo abbatterci nelle difficoltà, dobbiamo sempre e comunque, secondo me, superarle. Quindi dobbiamo essere sempre vigili e svegli, perché le difficoltà in questo campionato sono all'ordine del giorno e noi dobbiamo cercare di evitare di cadere in trappole, no? che vengono architettate contro di noi la domenica. Dobbiamo giocare da Arezzo, questo è la cosa più importante, con molta grinta. Forse con un pizzico più di concretezza sotto porta, no? Forse quello che manca per raggiungere un po' il top in questo momento. A me piacerebbe che ogni tiro in porta facciamo gol, non è così semplice, però è anche vero che tutti quanti fanno un gran lavoro, anche le punte, anche a livello difensivo, quindi sì, possiamo fare più gol perché abbiamo la possibilità di farlo, e sono convinto che li faranno, perché hanno tutti nel DNA il gol in questa squadra, anche qualche difensore.